La fiera del lusso, denominata Como Luxury 2012, pubblicizzata dalla società Lake Como Event, era in programma per il 7, 8 e 9 dicembre a Villa Erba di Cernobbio. Un appuntamento unico in Italia, che però prima venne spostato in avanti di 15 giorni, poi venne del tutto cancellato. Vicenda chiusa, tutt'altro, perché stamattina, in tribunale a Como, si è aperto il processo dibattimentale a carico dell'unico imputato, un 43enne di Erba, che si accreditò all'epoca come legale rappresentante della Lake Como Event. L'accusa, nei suoi confronti, è quella di truffa ai danni delle società che, credendo nel progetto, gli avevano dato una caparra per prenotare gli stand all'interno della Fiera del Lusso. Caparra poi chiesta inutilmente indietro al momento della comunicazione, il 18 dicembre 2012, che la Como Luxury 2012 non avrebbe mai aperto i battenti. In aula si sono costituite parte civile due aziende, una di Alzate Brianza, che aveva anticipato 1.815 euro per uno spazio di 10 metri quadrati, e una di Giussano, che aveva sborsato 3.630 euro. Altre tre società, secondo il capo di imputazione che contestava una presunta truffa da oltre 9.000 euro, avrebbero potuto costituirsi in aula, ma non si sono presentate. La tesi sostenuta dalla procura, PM Simone Pizzotti, è che la Lake Como Event avrebbe investito i soldi delle caparre per prenotare Villa Erba, senza però riuscire a restituire le somme erogate in anticipo dopo la cancellazione della fiera.